Una cerimonia sobria, strettamente liturgica, alla cattedrale di San Cetteo a Pescara per celebrare San Michele, arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Presenti le massime autorità, dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo alla presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, a diversi sindaci della provincia ed altri rappresentanti delle forze dell'ordine, tutti gli allievi agenti della scuola di polizia. A celebrare la messa l'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha ricordato la figura religiosa dell'arcangelo Michele, simbolo di forza e protezione, ma nell'immagine di una polizia moderna, l'arcivescovo ha sottolineato le caratteristiche anche degli altri due arcangeli, Gabriele e Raffaele, il primo simbolo di intelligenza e diplomazia, il secondo di cura e prevenzione, prerogative anche queste molto care alla nobile attività della polizia. A fine cerimonia, l'occasione da parte del questore Luigi Liguori di fare un sommario bilancio dell'impegnativa stagione estiva. È stato un anno particolarmente impegnativo, per fortuna è stata un'estate, è stato un periodo tranquillissimo e credo che questo sia dovuto principalmente al lavoro delle forze di polizia che hanno sinergicamente operato soprattutto a fini preventivi e questo non dobbiamo scordarlo perché le realtà che ci circondano non sono felici altrettanto, quindi dobbiamo un po' toccare ferro e sperare che continui così. Dobbiamo dire grazie al Questore e alla Polizia di Stato per l'impegno quotidiano che mettono qui a Pescara con ottimi risultati, come diceva il Questore. Abbiamo la città vissuta, la provincia, hanno vissuto un'estate piena di eventi, non abbiamo avuto grandi criticità perché è stato fatto un grande lavoro a livello di prevenzione e questo è importante sottolinearlo, è importante dirlo oggi e quindi sottolineare il ringraziamento al Questore e alla Polizia di Stato, che chiaramente va estesa alle altre forze di polizia.